Allora, signore e signori, ero lì che mi guardavo i miei video, i soli scorpacciata di video di Emilio, quando all of a sudden I said, what the hell is this shit? Lee, what's wrong with this? Ecco, evidenza biologica del blocco delle metastasi se tu mangi vegano, ok? Questa China Study, ragazzi, è, diciamo, la Bibbia dei vegani, ok? È stata più e più volte debunkata, cioè smascherata, e basta usare solo un po' il cervello, ragazzi, e capire che il rettile stesso spinge la dieta vegana. E tu, se metti China Study, non so se mi state vedendo, sì, China Study, Rest in Peace China Study, scrivi debunk per dire, te ne escono 2 miliardi di articoli, ok? Ora, senza che andiamo a leggere questi articoli, ovviamente, perché noi non siamo gente più intelligente, noi non stiamo lì a perdere tempo con i fatti, ragazzi, noi dobbiamo usare tecniche che ci arrivano i fatti anche senza leggere i fatti. Caso! Hai capito? Non hai capito, caso? Io quando faccio ricerca faccio così. Vabbè, questo è l'articolone, diciamo, fra i tanti, e qui dentro ci sono altri articoli su articoli che parlano della minchiata che è questo China Study, ma senza che andiamo a vedere i dati noi qua, ragazzi, noi dobbiamo usare il cervello, ok? Quindi andiamo a vedere chi caso è questo qua che ha scritto questo libro che si chiama The China Study, cioè il studio cinese della Cina, China Study. Questo qua, praticamente, in questo libro dice che io, studiando tutti questi, prima di tutto, ragazzi, questo qua viene dalla Cornell University. Cornell University è un biochimico nutrizionista, ragazzi, sono un test professore emerito nutrizionista, e già partono, diciamo, tutti, perché dalla Cornell, ragazzi, sono usciti i peggio rettili, diciamo, no? Non è che c'è bisogno, insomma, di andare a vedere la lista di rettili che sono usciti dalla Cornell, basta sapere che ogni università è del rettile, punto. E pratiche, quindi già partiamo male, no? Già. E quindi, siccome il rettile, ragazzi, sa che se tu, il cervello, non funziona bene se tu gli dai solo erba, ragazzi, solo piante, ok? E io sono un tipo per dire che, sì, eticamente io non ce la faccio per dire ad ammazzare un animale, per dire, proprio perché siamo, essendo vissuti in cattività, lontani dalla realtà, dalla natura, viviamo un mondo finto, e quindi ci sembra che cioè praticamente noi rendiamo umani gli animali, purtroppo. Questo è un problema mentale dell'uomo moderno, ok? E non so se mi si sta vedendo con la mia bellissima barbetta, così, questo studio televisivo professionale. E appunto dicevo che purtroppo noi antropofiziamo, cioè praticamente noi rendiamo umani un animale, una bestia, ragazzi, che Dio ti ha dato per compagni, diciamo, e quando non possono essere compagni, dai magni, ok? Ma qualcuno, ecco che esce il rettile che ti dice, e infatti se noi andiamo a vedere qua, ragazzi, il suo Wikipedia, scopriamo che lui, questo rettile qua, ragazzi, che ha scritto questo libro, che praticamente è andato in Cina, sarebbe andato in Cina, ragazzi, in realtà questi libri sono stati scritti, secondo me, anni e anni prima, cioè nella testa del rettile, ragazzi, di centinaia di anni fa, c'era già che in questo periodo qua di questo vile avrebbe promosso la dieta senza mangiare carne, eccetera, eccetera. E quindi questi qua sono solo dei pupazzi, ragazzi, purtroppo. Guarda, ragazzi, come cazzo fa uno a leggere il libro senza vedere chi cazzo l'ha scritto? Emidio, non si fa così. Guarda il rettile in faccia. Se Emidio sapesse chi è il rettile che ha scritto quel libro, vomiterebbe, immagino, spero. Guarda che roba, giacca e cravatta.
sta su TED, lo invitano a destra e a sinistra per vomitare. Ragazzi, io ero un vegano, ano finale, e quindi sono stato programmato anch'io con queste merdate. E quindi capisco che possono essere convincenti, eccetera. Attenzione, ragazzi, perché Bill Cooper. Bill Cooper, di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Bill Clinton, volevo dire. È stato influenzato dal libro scritto da China Study, ragazzi. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Porca troia. Leggete qua, porca troia. Allora, Bill Clinton, a seguito di un'operazione al cuore, l'ex, tutto vero, a seguito dell'operazione, il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ha adottato a sua volta la nutrizione vegetariana raccomandata da questo rettile qua che ha scritto sto libro. Di mortacci vostri, che vomitate queste cose senza studiare al minimo! Pegole! Pegole! Mannaggia la troia, guarda il rettile qua. E voi vomitate. China Study, China Study. Che cazzo, fai ricerca, cazzo. Porca troia. Poi parlare della dieta vegana mentre fumi. Però adesso ci sta riprovando di nuovo a smettere. Quindi, ragazzi, ecco qua il rettile, ragazzi. Qua si è messo qua in posa. Praticamente c'è stato degli schiavi hanno portato tutti questi cibi, questi piatti che magari saranno pure di quelli finti che mettono così di plastica. Però, giusto perché de lui deve fare ovviamente questo articolo dove devono programmare gli schiavi a mangiare erba, che praticamente ti rende stupido, ok? Non so se state vedendo. E in pratica, questo qua è tutto una psyop, ovviamente. Ragazzi, andiamo un attimo a vedere. Insomma, lui spinge questa roba qua, vediamo le università, eccetera, eccetera, del rettile. Oxford Project, quindi. Campbell was one of the lead scientists of the China Cornell Oxford Project on diet and disease. Capito, ragazzi? La Oxford e la Cornell hanno. Ragazzi, questi sono gli stessi che ti dicono che quella roba là fa bene. Quella roba famosa, ok? Che te lo metti nel corpo fa bene. Questi sono gli stessi che fanno questi studi, ragazzi. Capito o non capito? La sua sposa di questo qua è una certa Karen. Ok. Ok. Ragazzi, il rettile che fa lo studio per il tuo bene. Ma vi svegliate, cazzo. Early life and education. Vediamo là, early life and education. Pennsylvania State University, where he obtained his bullshit in then attended the veterinary school in the University of Georgia, where he studied under Cleve McKay, known researcher. Campbell joined MIT as a research associate when he worked in Virginia Tech. Andiamo veloce. Capito? Ragazzi, la American Institute of Cancer Research. Capito? Lui è diventato. He worked as a senior science advisor for American Cancer Research. Capito, ragazzi? L'istituto per la ricerca del cancro del rettile non vuole risolvere i problemi e lui ci ha lavorato là. E ovviamente ha scritto sto libro dove dice: ecco, mangiate erba che non avrete più problemi. Mannaggia la troia. He is no particular part of the study consumption and protein. He argues that casein is protein for. Tutte minchiate, c'ho il vomito, sentiste. Campbell has followed the 99% vegan diet since around. Ragazzi, questi in privato mangiano carne e mangiano anche bambini, mi dicono dalla regia, ma a voi ovviamente vi vendono le erbe, ragazzi, e voi siete dei coglioni che mangiate. Voi sentite e leggete gli articoli di questi mostri qua che vi dicono: ah, questo qua è il frutto che pulisce il sangue a caso. Li chiamano anche super fruit. Superfood, superfood. E cosa sono? Erba. I mortacci vostri. Pagola!
e Charity, attenzione, lui ha anche una charity, ragazzi. He is founder of the T. Colin Campbell Center for Nutrition 501c3, ragazzi, per evadere un po' le tasse, okay? Which was created to provide education about whole food, plant-based diet, recommends, eccetera, eccetera. Partner with E. Cornell, mamma mia, corretti, le corna del rettile, ragazzi. Right on our course of education programs, Campbell presents the board of incredibile, ragazzi. E qui ci sono tutte le vomitate. Also published by Oxford. Guarda, guarda. I suoi libri vengono pubblicati anche dalla Oxford. Huffington Post. Guarda, guarda. Guarda come promuovono le Huffington Post. Promuovono le sue minchiate. Guarda. Non minchiate. Huffington Post è rettile come lui. E devono promuovere che la pecora deve mangiare male. Ok? È più facile per il rettile darti erba. Andiamo al volo. New York Times, guarda la roba, guarda. Daily Telegraph, tia, guarda. Questi sono gli stessi che hanno promosso il succo magico. Tutti gli stessi. Incredibile. A un certo punto lui, c'era questo Jacob qua, vediamo al volo. Jacob. Vediamo che questo è un Windows 7, ragazzi, computer vecchissimi, ci mette un po' a fare le cose. Ecco, praticamente The Effect of Nutrition in Long-Term. Allora, he is Jacob Goldschurman, professor emeritus of nutritional biochemistry. Vabbè, prego, lasciamo perdere, ragazzi, volevo così scherzare. E Edgar, quindi chi cazzo era questo professore emerito Jacob, cioè lui è professore emerito della Jacob Goldschumann. Jacob Goldschumann, ragazzi, era in pratica un diplomata, ambasciatore, president, served as president of Cornell. Insomma, è stato un mega rettile, ragazzi, ambasciatore degli Stati Uniti e Germania. E insomma, un massone, ragazzi, e lui ha studiato da questo massone qua, ragazzi, roba forte e molto ma molto bella. E questo è il nostro rettile, ragazzi, con il sorriso smagliante, che viene invitato anche da Google, che è il rettile stesso. E voi come pecore mangiate l'erbetta qua e queste frutte pensando che vi facciano bene. Siete pecore, pecore. Allora, possiamo anche interrompere qua. E questo, io ho un modo un po' violento di fare le cose, ma perché mi sono rotta anche i coglioni, ragazzi. A un certo punto uno si rompe i coglioni, ragazzi, di vedere, ripetere continuamente questi errori su errori, le pecore che non vogliono capire, non vogliono capire. Bene, ragazzi, vi ho dato The China Study, che vi dice di mangiare erba. Quindi alla prossima, ragazzi, chiudiamo qua, dai, che è meglio.